Buonasera amici e amiche, siamo nella chiesa di Santa Maria dei Vergini dove questa sera all'interno del teatrino si terrà la presentazione del libro del professore Giuseppe Limone, Le ceneri di Pasolini. Andiamo a sentire dalla viva voce del professore cosa ci racconterà, seguiteci. Buonasera amici e amiche, siamo all'interno del teatro della chiesa di Santa Maria dei Vergini dove stiamo incontrando il professore, docente universitario Giuseppe Limone. Questa sera parleremo di un'opera molto interessante, un contenitore di straordinaria poesia, una raccolta molto molto interessante. Quindi partiamo immediatamente con la prima domanda al professore. Nel libro si seguono una serie di poemetti che si concludono con un dialogo filosofico. Esiste un filo conduttore tra questi elementi? Se sì, quale, professore? L'idea è questa, che Gramsci, guardato da Pasolini, veniva guardato come colui che aveva attraversato un mondo, l'aveva sofferto, stava dentro un mondo, e Pasolini, osservando il mondo di Gramsci, osserva le ceneri di Gramsci. Il libro è pensato come un ulteriore piano che si muove a specchio col primo e osserva Pasolini che osserva Gramsci, con una differenza che Pasolini conclude le ceneri di Gramsci dicendo la nostra storia è finita. Il libro cerca di concludere invece il discorso su Pasolini che guarda Gramsci dicendo la nostra storia non è finita, anche grazie a te. E proprio perché c'è questo discorso sul proprio tempo, il filo poematico che tiene insieme le varie composizioni è un filo che non riguarda soltanto le cosiddette storie civili, ma riguarda al tempo stesso eventi personali, eventi civili, eventi storici legati a personaggi, legati a persone semplici, perché in realtà non c'è vera differenza tra la storia civile e la storia personale, perché ciò che accade in un uomo, sia nella storia civile o non sia nella storia civile, è sempre importante. E l'idea di fondo è questa, che le ceneri, l'idea della cenere, è l'idea di qualcosa che è irreversibile. Se io brucio una carta, quella carta diventata cenere non può più diventare altra cosa. E invece se noi pensiamo questo processo all'interno di un mondo possibile, di un mondo del possibile, noi ci accorgiamo che la cenere può ridiventare ciò da cui è partita. Cioè bisogna ripescare nel modo di pensare simbolico l'idea di Walter Benjamin, il quale pensava che il mondo è un processo delle possibilità e può accadere che una cosa non accaduta 2000 anni fa improvvisamente accada oggi. Quindi il filo poematico vuole essere quello che apre al possibile futuro, sapendo di tutte le tragedie, di tutte le storie, di tutte le vicende, di tutti i drammi che hanno preceduto questa storia. Napoli è una sacca storica. I napoletani hanno scelto di restare quelli che erano e così di lasciarsi morire. Queste parole le ha pronunciate Pasolini quando cominciò a girare il Decameron a Napoli. Voi sapete che quest'opera è stata girata a Napoli e non a Firenze, dove invece è ambientata. Lui aveva un rapporto forte con questa città. La collocazione invece dell'uomo, dell'intelligenza, Pasolini all'interno di questo contesto. Pasolini è stata un'intelligenza, oserei dire, scostumata, nel senso che ha rotto l'idea che bisogna stare dentro dei modelli costituiti. Cioè egli aveva
per dir così, la pudore, il pudore, la pudicizia, la spudoratezza del dire ciò che pensava. E lo diceva anche in modo spaesante, rompendo anche i luoghi in cui c'erano le sue cose. Potrei dire, senza tema di essere smentito, che nessun raggruppamento politico, sociale, culturale possa dire che Pasolini è suo. Perché Pasolini sempre ha assunto posizioni non per mera voglia di esibirsi, ma perché così credeva ciò che pensava. E quindi era capace di parlare contro i giovani del 68, era capace di parlare contro l'aborto, era capace di dire le cose su in modo spaesante, assolutamente, dico, pudico e impudico. Quindi da questo punto di vista è una grande lezione di verità e di onestà intellettuale. Diciamo che aveva una ruvidezza intellettuale inconfondibile, unica a se stessa, a se stesso. Io invece le volevo chiedere ancora una cosa, e con questo volevo anche concludere il nostro giro di domande. La parola poetica e la parola filosofica sono molto ricorrenti anche in questo tempo. Mi piacerebbe capire dal suo punto di vista qual è l'anello di connessione, se c'è un anello di connessione. Io credo che oggi ci sia una grande urgenza di filosofia, un gran bisogno di filosofia e un gran bisogno di poesia, ma vorrei fare una precisazione: non la filosofia di salotto o la filosofia di regime, e non la poesia dei gallonati, ma la filosofia vera, quella autentica, quella che cioè si pone il problema della filosoficità, e la poesia vera, cioè quella che attinge alle fonti dell'autentico. In questo senso la filosofia oggi ha una grande necessità e urgenza, perché la filosofia si pone nel mondo delle scienze parcellizzate il tema dell'intero e del senso. Nessuna scienza si pone questo problema. E d'altra parte la poesia si pone il problema invece dell'importanza della passione, del sentimento e della partecipazione, cosa che le altre arti non sempre si pongono con la stessa intensità. E quindi io oso pensare che la filosofia sia la più poetica delle scienze e che la poesia sia la più filosofica delle arti. Da questo punto di vista possono costituire un modo nuovo di intendere le necessità del nostro tempo. Il nostro tempo ha molto bisogno di filosofia e non lo sa. Ha molto bisogno di poesia e non lo sa, e il paradosso è che la poesia rimane povera e la filosofia rimane povera. Io volevo concluderla invece, la sua bellissima esposizione mi induce a porgere un'altra domanda. Se ha un filosofo di riferimento o se ne ha avuto uno mentre scriveva? Io credo che la filosofia vada tutta attraversata, e al tempo stesso però il filosofo, chi vuol pensare, debba avere poi a un certo punto l'ambizione di incominciare a pensare un modo suo, a modo suo, cercando però di trarre il meglio dalla tradizione. Certo, io do molta importanza alla fenomenologia, do molta importanza al personalismo, do molta importanza a un certo modo di intendere la fenomenologia, partire cioè da quel centro interiore che costituisce però il centro dell'universale. Cioè bisognerebbe riappropriarsi di sé e della propria capacità di risuonare con l'altro e non accontentarsi dei soliti salotti e dei soliti pannelli colorati con cui ci vogliono imbonire. Durò troppo poco la luna nell'estuario dei miei giorni, ora che invoca piano i tuoi occhi la notte, segretamente in attesa del raggio verde, ora che la mannaia è caduta sul sogno del pettirosso, ora che afono il grido. Durò troppo poco la luna, ora che il giglio è ferito e trema di paura, ora che il varco della fede ha perduto il filo d'erba, ora che la goccia annaspa, ora che la campana è affranta. Durò troppo poco la luna, ora che il calco dell'anima cerca una cruna nel creato per passarvi e vibra al vento come la pelle di Marsia, mentre ai millenni contati il suo riscatto dal dolore. Siamo in compagnia della professoressa Olimpia Amendola, che è praticamente l'ideatrice e l'organizzatrice di questo bellissimo evento.
Perché questo evento, professoressa? Perché penso che l'opera di Giuseppe Limone, Le ceneri di Pasolini, meriti attenzione e meriti di essere conosciuta proprio in questo quartiere, che è il quartiere Sanità, che è un quartiere che anche negli ultimi tempi è stato attraversato, insomma, da violenza, da problemi di violenza, da stati ragazzi, insomma, che sono stati aggrediti in pieno giorno e ci sono state stese, e io credo che proprio in questo quartiere sia stato importante organizzare questo evento, proprio per dare il senso di un'umanità che comunque sta cercando di costruire un modo diverso di stare insieme. Napoli non è soltanto violenza, non è soltanto Gomorra, non è soltanto Camorra, non è soltanto tutto il male di cui si parla di questa città. E io spesso dico che è come la foresta che cresce, una foresta che cresce che non fa rumore. In questo quartiere ci sono tante associazioni, c'è tanta brava gente, tanti giovani che volontariamente cercano di costruire un futuro diverso, un presente diverso. E quindi questa iniziativa si colloca all'interno di questo movimento più generale, e noi l'abbiamo potuta fare anche perché abbiamo avuto la disponibilità di Padre Michele, che è il parroco della Chiesa dei Vergini, e il quale tutti i giorni testimonia il suo impegno in questa zona, dicevo, attraversata da... Un quartiere che ha dato i natali a tantissimi personaggi importanti della cultura napoletana. Certo, certo, assolutamente. Totò è nato, Antonio De Curtis è nato pochi metri più in là, insomma, via nei Cristallini. Sì, certo. E Francesco Mastriani. Noi poco tempo fa abbiamo ricordato anche Francesco Mastriani. La cosa triste è che, per esempio, Francesco Mastriani, su questo grande scrittore che ha scritto tanto su Napoli, c'è una targa praticamente sbiadita, sporca, lasciata, e tra l'altro pochissimi lo conoscono. E noi pensiamo che l'opera di Giuseppe Limone vada conosciuta, divulgata, benché sia un'opera molto profonda, molto, diciamo, non divulgativa nel senso, come dire, che facile da leggere, però noi riteniamo che il suo messaggio, che è un messaggio di pace, ma non senza retorica, un messaggio praticamente che fonda molto sul problema, sul concetto di persona, che non abbiamo dimenticato, io credo che nella nostra città e in questo quartiere in modo particolare vada. Volevo chiedere, perché abbiamo parlato di un contesto sociale particolare, dal suo punto di vista, qual è il ruolo della poesia e della filosofia nella situazione attuale? Allora, io credo che ci sia un bisogno forse non espresso sia di filosofia che di poesia. Io in questa chiesa ho organizzato un laboratorio di filosofia per bambini da alcuni mesi, e i bambini vi partecipano, e stasera sono anche venuti e purtroppo ho detto loro che non c'era, e sono rimasti un attimo così. Quindi, per dire, proprio in questo quartiere la filosofia, che è ritenuta da tutti una disciplina astratta e difficile, in realtà è il sale della vita, e cerca di, come dire, di rifondare quella ragione critica che abbiamo perso, si è perso. E i bambini, ma anche i giovani, devo dire, in questo spettacolo si è potuto organizzare anche grazie proprio alla partecipazione volontaria di ragazzi, i quali non conoscevano il professor Limone, non conoscono la sua opera, però hanno avvertito proprio l'importanza e anche la bellezza, perché la poesia è qualcosa di bello, la poesia e la poesia del professor Limone in modo particolare, perché attraversa tutti i temi. È un processo filosofico che nasce dall'anima sostanzialmente, la poesia. È un arcipelago di emozioni, e i ragazzi sono riusciti, benché molto giovani, sono riusciti a cogliere il senso di questa cosa, e quindi hanno partecipato, hanno dato un contributo notevole, insomma, alla riuscita di questa serata. Va benissimo, grazie. E un messaggio non neanche tanto velatamente di speranza, perché vuol dire che ci sta continuità.
Continuate a seguirci per le prossime puntate, per i prossimi servizi culturali. Per Sinapsi News, Sergio Angrisano.